Ben ritrovati con l'informazione su TRMH24, in primo piano Stellantis. Nel corso di un punto stampa in occasione della sua visita in Giappone, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sulla vicenda rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni dell'AD del gruppo Automotive, Carlos Tavares. Dunque noi, quello che io ho detto in Parlamento e quello che ribadisco, chiaramente noi siamo interessati a ogni forma di investimento che può produrre posti di lavoro, siamo molto attenti al campo dell'automotive, ne abbiamo parlato oggi anche con alcuni dei nostri interlocutori in questo incontro con i CEO di alcune grandi aziende giapponesi, il rapporto deve essere equilibrato. Dopodiché io ho letto di alcune dichiarazioni, per esempio di Tavares sugli incentivi. Devo dirle la verità, non ho trovato questa intervista e mi sarebbe sembrato un po' curioso, perché penso che diciamo, un amministratore delegato di una grande società sappia che gli incentivi di un governo non possono essere rivolti a un'azienda nello specifico, e penso che si sappia anche che noi abbiamo appena investito 1 miliardo di euro circa sugli eco-incentivi, quindi non sono in grado di rispondere su questo nello specifico, perché mi è parso quello che ho letto abbastanza bizzarro. Dopodiché noi siamo sempre disponibili e aperti per tutto quello che può produrre in Italia posti di lavoro. Chiaramente se invece si ritiene che produrre in altre nazioni dove c'è un costo di produzione inferiore sia meglio, non posso dire niente, però non mi si dica che l'auto che viene prodotta è italiana e non la si venda come italiana. Grazie a tutti. Cronaca: omicidio a San Giovanni Rotondo nel Foggiano, convalidato il fermo del presunto assassino. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha ribadito la sua innocenza. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Michele Piano, il 50enne fermato la sera del 3 febbraio scorso dalla Procura di Foggia e dai Carabinieri. È ritenuto autore dell'omicidio del cugino Michele Placentino, di 34 anni, ucciso venerdì sera a San Giovanni Rotondo nel Foggiano. Nelle scorse ore c'è stata l'udienza di convalida del fermo. Piano ha preferito non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari, che ha poi convalidato il fermo. Il mio assistito ha dichiarato il legale del presunto omicida, si dichiara innocente ed estraneo ai fatti. Ma abbiamo preferito avvalerci della facoltà di non rispondere alle domande per leggere bene le carte. Fin da quando è stato fermato il mio assistito, ha ribadito la sua innocenza anche al pubblico ministero. Placentino è stato ucciso con 2 colpi di pistola, una scacciacani modificata, trovata dai carabinieri in una siepe nei pressi dell'abitazione dove è avvenuto il delitto. Sull'arma saranno svolti accertamenti balistici. Alla base dell'omicidio ci sarebbe un litigio tra i due per cause ancora in fase di accertamento, che sarebbe avvenuto nell'abitazione del fermato. La Basilicata senza una rete oncologica. A lanciare l'allarme è Pasquale Andrisani, coordinatore territoriale del Tribunale dei diritti del malato a Matera. L'ultimo rapporto Agenas sullo stato di attuazione delle reti oncologiche regionali e sui processi di governance delle stesse ci consegna un quadro della realtà vergognoso. A lanciare l'allarme è Pasquale Andrisani, coordinatore territoriale del Tribunale dei diritti del malato a Matera, il quale evidenzia come dal report si evinca la mancanza di atti di azioni relativi alla governance, alle strutture e al personale necessario al funzionamento della rete, che assicurino la sostenibilità delle strategie di comunità operative. La Basilicata non è in grado di prendere in carico e in cura un paziente con diagnosi tumorale sospetta o certa e di seguirlo per tutto il percorso di cure diagnostico, strumentale e terapeutico, aggiunge Andrisani, che rimarca l'importanza della rete oncologica come strumento utile alle regioni per utilizzare al meglio le proprie risorse con efficienza e risparmio. Andrisani mette in risalto anche i dati emersi dall'ultimo rapporto GIMBE sulla mobilità sanitaria interregionale, che vede la regione Basilicata avere un saldo negativo pari a circa 83 milioni di euro. Al netto di qualche caso di eccellenza in termini di competenze e soft skills, in Basilicata non è più garantita la salute. Questi dati, insieme a quelli sulle esigibilità dei LEA, confermano un gap enorme tra il nord e il sud, con la Basilicata ultima in Italia per servizi, prestazioni e abbattimento delle liste di attesa. La salute è un bene da difendere e un diritto da promuovere, conclude il presidente Andrisani. Nuove politiche per l'agricoltura a Taranto, il convegno Coltivare il futuro, i dettagli nel servizio.
Innovarsi per produrre meglio e consumare di meno è l'obiettivo del settore agricolo di cui si è parlato nel convegno Coltivare il futuro, il laboratorio Bico Pharma Taranto promosso da Urban Labs. È urgente creare un sistema integrato tra produttori, start-up, ricerca, università, istituzioni e imprese sulle giuste politiche agricole, sullo sviluppo della produzione e sulla commercializzazione dei prodotti, è intervenuto il consigliere regionale Michele Mazzarano. Le esigenze dell'agricoltura riguardano molto la necessità di mettere a punto strumenti di innovazione tecnologica e del digitale per consentire il minor spreco di risorse idriche e la capacità di un investimento più puntuale sulle colture. E questa esigenza è ancor più legata ai mutamenti climatici. Oggi c'è bisogno di mettere sempre più a disposizione del sistema di imprese la possibilità di investimenti in nuove tecnologie, e il bando Tecnonidi della Regione Puglia, che è stato rifinanziato e ribandito per il programma 21-27, va incontro a questa necessità, perché finanzia attività imprenditoriali che vanno dai 25.000 ai 350.000 euro con un 10% di investimenti in ricerca e sviluppo, ed è uno strumento a sostegno dello sviluppo ma anche della crescita delle imprese che vogliono far crescere il sistema agroalimentare, dargli innovazione e dargli competitività nel mercato. Ora a Matera, dove è stato stipulato un accordo di collaborazione tra l'associazione Zona Franca e Tecnopolis. Vediamo. Un accordo di collaborazione all'insegna dell'innovazione e della formazione, quello stipulato tra l'associazione Zona Franca Matera, che raggruppa al momento 150 aziende, e Tecnopolis, una società consortile creata dall'Università degli Studi di Bari per la gestione del Parco Scientifico Tecnologico di Valenzano. L'intesa risponde all'esigenza di una rigenerazione produttiva del Made in Matera al servizio delle imprese e della formazione scolastica e professionale e di un interfacciamento con le pubbliche amministrazioni. Uno è portare qui a Matera quello che si chiama un Digital Innovation Hub, e in realtà non è un posto fisico, è un luogo dove chi ha una necessità di valutare quale innovazione introdurre trova una risposta a questa domanda. Questo è un progetto che già esiste, che è già finanziato, è capitanato dal CETMA di Brindisi, che ha la Basilicata come territorio dove noi possiamo esportare l'attività di questo progetto. E l'altra seconda cosa è la nostra classica attività di incubatore di impresa, dove anche in questo senso qui è rimasta una zona un po' scoperta, e invece chiaramente proprio perché non c'è molto si possono avviare nuove iniziative sia di servizio che di sostegno, per esempio alla parte turistica, molto interessanti. L'accordo con Tecnopolis ci qualifica e soprattutto ci permette di fare quel salto di qualità e permettere a tutte le imprese di poter creare opportunità di rete, progetti internazionali e soprattutto quello che, su cui stiamo lavorando, l'ITS, che è un progetto di formazione per formazione specifica e qualificata, e il nostro progetto finale è far sì che il centro di formazione, che da 30 anni non riusciamo a inaugurare, possa diventare il cuore operativo del centro servizi della zona produttiva che è la città di Matera, che è il PIPE. Alla BIT di Milano presentati i dati relativi al turismo nella regione Puglia, il 2023 è stato un anno da record per noi. Saverio Carlucci. Nel 2023 la Puglia ha superato i 16 milioni di turisti che hanno scelto di scoprire il territorio, con un aumento del 22% delle presenze straniere. Sono alcuni dei dati presentati qui alla BIT di Milano e che tracciano i contorni di un settore in costante sviluppo. La nuova strategia punta ora sull'integrazione tra le diverse aree di competenza che intervengono sul territorio per offrire un'offerta sempre più completa. Sentiamo. 16 milioni e 390 mila presenze sono un dato significativo. A queste vanno aggiunte le prime stime, perché le registriamo dal 2021, delle 2 milioni e mezzo di presenze per le locazioni turistiche. Quindi potete immaginare come la Puglia sia sempre più una destinazione ricercata.
Un altro indicatore che non va sottovalutato e che va anzi esaltato è il tema legato all'internazionalizzazione. Siamo cresciuti di 5 punti percentuali in un quinquennio. Dati in crescita, che immagine ci restituiscono della Puglia? Dati clamorosamente in crescita, che smentiscono i profeti di sventura dell'estate, della stagione estiva. Superiamo per la prima volta nella storia della Puglia le 16 milioni di presenze, il dato internazionale è clamoroso, passiamo dal 28% di tasso di internazionalizzazione del 2019, anno record pre-pandemia, al 34%, un incremento di 6 punti, clamoroso. Abbiamo un pareggio per quanto riguarda gli arrivi italiani, soprattutto nei mesi estivi, che viene ampiamente compensato da questo exploit delle presenze internazionali. Quello che ci colpisce di più è che abbiamo dei turisti americani e dei turisti australiani in grandissima crescita. C'è il lungo raggio, quelli che non sono, perché noi i turisti europei li consideriamo mercato interno da Maastricht. Un panel sul tema i prodotti di qualità nel web, dati e riflessioni per il turismo enogastronomico in Basilicata, ha aperto i lavori della seconda giornata della Basilicata alla BIT di Milano. Ascoltiamo le interviste al direttore dell'APT Antonio Nicoletti e al primo ballerino alla Scala di Milano Claudio Coviello. Molto partecipata anche la conferenza di quest'anno, tanti giornalisti, un'unica traiettoria che sorride al futuro della promozione turistica della Basilicata. Sì, noi abbiamo intrapreso questa strada delle passioni, il turismo delle passioni, è una parola che ha un valore fortissimo e racconta le emozioni ed è quello che noi vogliamo condividere con i nostri ospiti, i nostri viaggiatori. La presenza di tanti giornalisti alla conferenza stampa è un messaggio di attenzione nei confronti dell'offerta turistica lucana e quello che dovevamo fare era appunto raccontare la nostra bellezza. Siamo qui, ci proviamo, abbiamo i nostri testimonial, Claudio Coviello, primo ballerino della Scala, abbiamo portato le cicliste per caso a viaggiare attraverso i nostri parchi e il nostro spot sta raccontando la bellezza lucana dell'arte, dello sport, dei valori, della tenacia, dell'equilibrio. Sono tutte cose che un'esperienza di viaggio può assumere come caratteri distintivi che qualificano, che altrove magari non ci sono, perché altrove c'è il viaggio di, mi viene una parola che non è corretta, però il viaggio mordi e fuggi, invece noi vogliamo il viaggio consapevole, il viaggio dello scambio, il viaggio della conoscenza e della crescita reciproca fra appassionati locali e appassionati viaggiatori. E sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa campagna perché mette al centro non solo la terra ma anche la persona, quindi ringrazio veramente l'APT Basilicata per avermi coinvolto. È stata un'esperienza veramente magica perché appunto io danzavo nei calanchi lucani ed è stato veramente emozionante perché ballavo appunto in questa natura incontaminata che mi ha trasmesso veramente tante emozioni. Calcio, Bari e sempre caccia al nuovo allenatore. Intanto oggi pomeriggio allenamento a porte chiuse diretto dal preparatore atletico professor D'Urbano e dal collaboratore tecnico Campofranco. Allenamento a porte chiuse diretto dal professor D'Urbano e dal collaboratore tecnico Campofranco è un vuoto in panchina che inizia a far rumore. Il Bari, dopo l'esonero di Pasquale Marino e a 5 giorni dalla delicata sfida in chiave play-out con il Lecco, non è ancora riuscito a sciogliere il nodo sul nuovo allenatore. L'ultimo nome sul taccuino di Ciro Polito è quello di Beppe Iachini, un tecnico di esperienza che ha già guidato piazze importanti in Serie A e in B come Fiorentina, Sampdoria e da ultimo Parma, che sarebbe stato contattato dallo stesso direttore sportivo nelle scorse ore. Sarebbe invece definitivamente tramontata l'opzione Fabio Cannavaro. A Iachini, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il Bari offrirebbe un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di traguardo playoff. Intanto, fuori dal San Nicola, dove i Galletti hanno completato la sessione di allenamento, l'atmosfera è desolante, con un unico tifoso assiepato fuori dallo stadio. Bari non merita queste umiliazioni, non merita questo spettacolo indecoroso, questo gioco proprio da squadra dilettantistica. Trascuriamo la famiglia, lasciamo il lavoro per venire a vedere i nostri colori del cuore.
E per oggi è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.